Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento, sempre sulla carriera su WWE 2K19. Andiamo direttamente a invadere per la seconda volta uno show di Triple H. Adesso per la prima volta abbiamo invaso NXT. Adesso vediamo qual è lo show che andremo a invadere. Bro, your Eccoci qua uncle ragazzi. hooked us up. I know. And all he asked is that we plug his costume shop on NXT. It's kind of a weird Allora, request, I abbiamo know, but recuperato this questi stuff's expensive, costumi, so I l'unica said cosa è do che it. dobbiamo fare pubblicità al I was negozio che thinking ce we'd ne ha blend in with the venduti. fans better. If we dressed up as Vestiamoci da classic superstar del wrestlers, passato, così potremo that's a confondergli great idea. le So who do you want to be? idee. Allora, di chi ti vuoi vestire? Vediamo. NWO, D-Generation X oppure Superstar degli anni 90. Allora, la NWO è quella là dove c'era Hulk Hogan, Kevin Nash, eccetera, eccetera. La D-Generation X è quella di Triple H e Shawn Michaels, quella che in assoluto preferisco io, e la Superstar anni 80 è, letteralmente, già ho visto qualche immagine, siamo vestiti di Ultimate Warrior, in poche parole, quindi sceglierò la D-Generation X. You know what would be hilarious? If we were DX and one of us was Triple H, that would really set him off. Ok. Man. Allora, abbiamo scelto la D-Generation X, adesso possiamo invadere una seconda volta NXT, quindi lo show è sempre quello là. Però invaderemo da vestiti della D-Generation X. Eccoci qua ragazzi, siamo Guys, vestiti da it's D-Generation DX! X. See? You never know who's gonna show up at NXT! NXT non ci si annoia mai. Stiamo invadendo appunto NXT. Siamo passati dal pubblico ovviamente al mezzo del ring. Ovviamente It appears these fans have gotten a little carried dobbiamo away. After imitare last week, are we precisamente sure quello che they're fanno fans? Triple Now, H e Shawn I'm skeptical Michaels. to say the least. Are you ready? Ok, direttamente No! le stesse I frasi. said, are you A me piaceva di più quello con il logo tutto verde, non quello là tutto grigio, ma comunque, è uguale, dai, basta che ci siamo. Dobbiamo battere gli adepti. Con un colpo ne ho fatti fuori due. Ok. Allora, il giocatore deve vincere per KO. Beh, non credo che ci sia. Che ci voglia tanto con gli addetti alla sicurezza. Cioè, non credo che mi facciano tanto male. E invece no, guarda. Ok ragazzi, vediamo se riusciamo a finire sto cavolo di incontro, perché se si può definire un incontro. Letteralmente è tosta perché sono ovviamente tre. E io non ho contrattacchi assolutamente. E anche vediamo se possiamo sbarazzarci di qualcuno. Vediamo se facendo mosse finali. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Theory confirmed. It's those same two cowards who Ok, interrupted the adesso show last vediamo week. cosa succede. Come on. Ah, è venuto direttamente con tutta la Destroy DP. Certo, questi sono più Finally, tosti. some reinforcements have Arrivano i arrived. Yeah, these rinforzi. indie Vabbè, credo che gli invaders may have invasori gotten more indipendenti than they non si bargained aspettassero una for. risposta del genere. In realtà no, perché questi sono troppo. Questi sono abbastanza forti, eh. Il giocatore deve sempre vincere per KO, quindi devo sempre. Ma io voglio utilizzare le armi. Dando già il fatto che siano solo in due, almeno mi dà più possibilità di vittoria anche. Di successo di quello che devo fare. Cioè, prima erano tre. E ovviamente era più difficoltosa la cosa. Io però in ogni caso continuo a utilizzare le armi perché intanto, visto che non c'è la squalifica, posso utilizzarle tranquillamente. Vado ad aiutare il mio compagno perché altrimenti qua finisce male. Certo, non così. Comunque ho notato una cosa, che la loro barra gli si riempie molto lentamente. Questo significa che mi vogliono far vincere ovviamente. In ogni caso devi riuscire a portare a termine quello che devi fare ovviamente. No.
Ok, vediamo se possiamo volgere il match a nostro favore. Comunque sono dei match, non si possono neanche definire match perché ovviamente non sono, sono delle invasioni così che devono accadere e basta. Ok ragazzi, sono, ho ottenuto la mossa finale. È la mossa speciale, l'ho fatta ma non ci sono stati. Non ci sono stati riscontri positivi. Comunque, ho fatto una mossa speciale a Rezav e a Akam, ho fatto una mossa finale, ma assolutissimamente niente di che. In ogni caso c'ho sempre un'altra mossa finale che ho ottenuto grazie al potenziamento che ho scelto, diciamo. Ma dai, ma che colpisci me? Dai, ha colpito me. Ok, ritorniamo sul ring. Alziamo l'avversario e facciamo questa mossa finale. Vediamo se riusciamo a fargli il KO. Non riusciamo a fargli il KO. Ovviamente sono... sono il superstar della WWE, quindi sono abbastanza abbastanza duri da battere, da mandare giù. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non è servita. L'abbiamo finito il match senza una mossa finale. Non so neanche io il perché. Ho fatto un contrattacco, una mossa e ho finito. Ok, non so, chi mi vuoi mandare ancora? Chi mi vuoi mandare? Per favore, non mandarmi chissà chi. I want you to tear them apart. I have no idea how these two survived the Authors of Pain, but hopefully Gargano and Cassius Ohno can get the job done. Cioè, mi sta mandando tutti quelli che lui ha. Cioè, me li sta mandando tutti. Cioè, sono morti i miei, Sono morti i miei. Ok ragazzi, vediamo come va anche questa volta. Ovviamente non è facile come la prima volta, che anche se lì erano in tre, qui c'è anche la stanchezza e il danno che già abbiamo subito. C'è sempre la cosa che la stamina, le mosse speciali finali si ricaricano molto lentamente, quindi è anche un'altra cosa da non sottovalutare questa cosa. Però quello che vorrei fare io adesso è prendere un'arma e restarmene direttamente dentro al ring. Così vediamo se possiamo fare qualcosa anche dentro al ring direttamente. Ok, mentre lui è a terra io vado a prendere una sedia, sperando che non mi blocchi tutti gli attacchi, ovviamente, che almeno io continuo così, faccio sempre con la sedia, vediamo, con la speranza sempre che se li faccia fare tutti. Il mio compagno se li sta facendo dare tutti, quindi non è il solo. Ok, ok ragazzi, ho ottenuto una mossa speciale, mi manca però la stamina, quindi facciamo così, recuperiamo un po' di stamina e l'abbiamo recuperata adesso. Lo rialziamo, facciamo sta mossa speciale, perfetto,
di nuovo recuperiamo la stamina e mentre facciamo una mossa finale caricata, così vediamo se riusciamo a metterli KO almeno uno. No, non ci siamo riusciti. Riprendiamo la sedia e facciamo sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto precedentemente. Perché? 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 Perché l'hai data al vuoto? Perché? Ok, vediamo se possiamo finire sto match. Allora, vediamo se con questa mossa con la sedia va a finire diversamente. Quindi diamo calci a vuoto perché intanto... Vabbè. Non so neanche come sia finita, ragazzi. Rifacciamolo, vediamo, riproviamoci un'altra volta. Vediamo come va stavolta. Niente, non va. Va bene, dai, non ci provo più, dai. Voglio finire sto match. Ok. Vabbè, colpiamo anche il nostro alleato intanto. Non ce ne frega niente. No, non riuscirai a fare la mossa finale. Okay. Ho paura adesso. Vai, ok. Adesso, sempre mossa che non c'entra niente, diciamo. Recuperiamo così la stamina. Perfetto. Ti faccio rialzare. Mossa speciale di nuovo. Ok. Va bene, abbiamo vinto per KO anche ugualmente. Forse è stato il mio compagno, non lo so. Comunque, abbiamo vinto. Ok. Triple H, per favore, non mandarmi più niente. Dai, non mandarmi più nessun altro. Non ce la fanno più. Oh no, now they're in trouble. The Undisputed Era put an end to this. Yeah, this is a rare time. I'm actually cheering for the Undisputed Era. No matter what your feelings are with the Undisputed Era, Triple H, non mandarmi più nessun altro, non ce la faccio più. Ma chi è? Come me lo sono preso? Dai. Cioè, non ce la fanno più i miei. Il mio, perché lui, quello è tranquillo. Cioè, guarda, quello non ha neanche un danno, solo il mio ha danno. Allora, io voglio sempre prendere un'arma, così almeno vediamo se possiamo prendere dei punti facili, così. Ok, se tu esci io entro. Perfetto. Così tu resti a terra e facciamo così. Perfetto. A quello lo mandiamo a terra, vediamo se ci riusciamo. Ci siamo riusciti. Ok. Però te lo lascio a te, Cole. Io mi prendo... il mio. Cioè, il mio personaggio è morto tra poco. Cioè, no, non ce la fa neanche più a fare qualsiasi cosa. Mandiamolo di nuovo a terra. Ok. E mi riprendo Kyle. Così. Perfetto. Facciamo una mossa? Perfetto. Devo vedere se fare le mosse o colpire con la sedia da più punti. No, è uguale, perché intanto mi ha dato un 7% in più, quindi siamo sempre lì. Sì, infatti. Siamo sempre lì, quindi il risultato è quasi identico. Mentre devo dare sempre un'occhiata al... diciamo così. Allora, la sedia la lasciamo a terra, recuperiamo un po' di stamina di nuovo e gli facciamo la mossa speciale. Dovrebbe essere stordito il mio. Perfetto. Mossa speciale. Sempre il solito procedimento, ragazzi. Il mio è morto completamente. Come se la mossa l'avessi subita io. Cioè, si muove di più lui che ha ricevuto la mossa, eh. Ok. Allora, vediamo se possiamo fare sta mossa finale caricata. Se riusciamo a farla. Ok, me l'ha fatta. Ma ancora non abbiamo vinto per KO, perché questo è solo il replay della mossa. Quindi continuiamo sempre imperterriti a fare ste mosse così, ok.
Perfetto. Cioè, mi sta venendo incontro. Mi sta venendo incontro. Io lo sto massacrando con seriate in testa. Aia. Ho parlato troppo forte. Come fai? Come fai? Cioè, no, è impossibile che mi hai fatto sanguinare quando me l'hai tolta dalle mani la sede. Cioè, è così ovviamente, perché i danni che io sto ricevendo sono anche troppi, quindi ovviamente. Ok, ma andiamo a terra l'avversario, così almeno il mio compagno c'ha un po' di respiro anche lui. Io devo prendere una mossa speciale che la ottengo con... la potevo ottenere con questo corpo, invece no, non è stato così. Perché non c'è l'uscita? Perché non c'è l'uscita? Dai! Bravo, 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 bravo! Sì, adesso però dovresti rialzarti. Amico, dovresti rialzarti. Ok. Vai, aiutati con le corde, dai. Ok. Allora, una mossa speciale l'abbiamo ottenuta. Vediamo se me la fa fare, me l'ha fatta fare. Con la speranza che adesso mi faccia fare anche la mossa finale. Vediamo se riusciamo a finire sto match. No, non me l'ha fatta fare. Si è presa la mossa finale lui. Ok, ho ottenuto la mossa finale, però grazie sempre al potenziamento. Vediamo se me la fa fare adesso. Ok. Vabbè, stavo facendo la mossa, comunque ci ha pensato lui. Comunque, ok. Abbiamo battuto anche questi due. Ok, dai. Il replay lo possiamo anche saltare. Per favore, Triple H, non mandarmi nessun altro, perché sono distrutto. Basta. Basta. Ti girano, ti capisco. Hai appena visto due poveri indipendenti invadere il tuo show due settimane di fila per poi procedere a malmenare metà del tuo roster. And then beat up half my roster. Yeah, you guys are real clever. Showing up here again in your cute little costumes. Davvero un colpo di genio tornare qui con quei ridicoli costumi. Actually, these awesome costumes. Vabbè, stiamo facendo pubblicità adesso. Don's Costume Shop, Syracuse, New York. Dressing you up. Vestimenti per tutti dal 1993. E usando il codice promozionale Mr. CQ, you get a 10% off di sconto su tutti i costumi del resto. Oh, and to mom, dad, vabbè, sto salutando anche mamma, papà, Sally e al mio cane. Ciao, ciao, grazie a tutti per sostenermi dopo quello che ho raggiunto il successo. Are you finished? È finito. C'è il mio sanguinante, yeah, man, plug? Hai altra pubblicità o saluti da fare? BCW? La BCW. Oh, yeah. You can catch more of the two of us on BCW when Triple H here isn't trying to shut down our show. BCW sembra che Triple H non venga di nuovo la voglia di farci nulla. We can stand here and go back and forth, and then you can try to invade again next week in some other not so clever way. But I have a different proposal instead. You want to be on NXT so bad? You can come back and have an actual sanctioned match. I just happen to have the perfect opponent for you, Buzz. So what do you say? Allora, ci hanno detto che la settimana prossima possiamo andarci. That's great. Because after next week, la tua vita cambierà completamente. Okay. Allora, ci ha invitato la settimana prossima per un match organizzato da lui stesso. Noi abbiamo accettato direttamente e ci ha detto che la settimana prossima la nostra vita cambierà completamente. Ok, ragazzi, vediamo cosa succede la settimana successiva all'incontro di NXT, quindi dovremmo riessere di nuovo in NXT. The so-called Indie Invaders okay. are back again this week. This time for an official match with Buzz taking on Triple H's hand-picked opponent. I guarantee whoever Triple H chooses will be leaps and bounds above the competition that Buzz has faced on the indie circuit. Hey guys, we wanted to make you feel at home. Allora, so vogliamo farvi you sentire a casa nostra. Quindi abbiamo liberato uno spogliatoio tutto per voi. Cos'è? Un me lo aspettavo. Che is it too big? Troppo grande per voi? No, no. Dai, tranquilli.
At least we have free toilet paper. Eh certo, la carta igienica è inclusa, certo. Ma lo faccio, ce lo facciamo bastare, dai. Ok. Poco dopo, vediamo cosa succede poco dopo. It's kind of hard to prepare for my match when I have no idea who I'm facing. I would just be ready for anything. Yeah, I mean, I could be facing Braun Strowman because Triple H had me go against him in my tryout match. Può essere che Braun Strowman il nostro avversario. Look, I'm just worried how this is going to turn out. I mean, for all of us, I warned you not to get on Triple H's bad side. Yeah, but with everybody here, it should be fine, right? I hope you're right. Look, I'm gonna go see if I can find us an actual dressing room, okay? Vado a cercare un camerino che si possa definire tale. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio già può essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla carriera e sempre sulla serie di WWE 2K19.